Dal 2 dicembre al 7 gennaio l'area dell'ippodromo di Agnano ospiterà Giostra, scritto con la I lunga, un variopinto Luna Park natalizio che è stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo. Giochi, spettacoli, intrattenimento, musica e naturalmente cibo tradizionale con la pizza e lo zucchero filato. Il Natale ovviamente farà da cornice a tutto questo e il parco dell'ippodromo diventa giardino incantato e non mancherà la casa di Babbo Natale con il vero Babbo Natale ad abbracciare i bimbi. Un grande spazio che vede coinvolti grandi, piccini, una struttura bella riammodernata, rilanciata come quella dell'ippodromo di Agnano. Ricordo, è uno dei principali ippodromi in Italia, insomma, c'è il premio della lotteria, quindi è un crescendo di iniziative per questo Natale che vede distribuire su tutta la città grandi iniziative che possono in questo modo soddisfare le esigenze di tutti i cittadini di Napoli e non solo, perché è all'uscita della tangenziale, quindi facilmente raggiungibile. Dagli autoscontri al castello incantato, dalle giostrine per bambini al trenino lillipuziano, la fiera occuperà un'area di 5.000 metri quadrati e avrà un biglietto d'ingresso di 5 euro. Nell'arco dei 37 giorni sarà inscenata 5 volte una tombola vivente, mentre sui viali dell'ippodromo si esibiranno gli artisti di strada. Musica della tradizione americana con swing, gospel e discoteca. Stiamo parlando di un'occupazione che riguarderà un migliaio di persone almeno e di un grandissimo attrattore turistico che si aggiunge ad un'offerta straordinaria che caratterizza il Natale napoletano. In particolare l'originalità, questo grande Luna Park pieno di canzoni, gastronomia, momenti di incontro, porterà ad un risultato assolutamente positivo sia sul lavoro sia su quanti vorranno visitare questa straordinaria città. Il programma e gli orari di apertura su www.giostra.it.